Benvenuti a tutti. Adesso andiamo a creare con questo tutorial delle ombre, dei riflessi e luci per creare un effetto di vetrata in modo da inserire come una finestra di vetro davanti a questa immagine qui. Guardate, questa è l'immagine di base e questo è il nostro effetto che dobbiamo ottenere. È un tutorial che ho visto in internet, quindi ve lo ripropongo e andiamo a incominciare. E cominciamo con tre livelli dove abbiamo un'immagine che è questa qui di traffico del cittadino e questa poi vi lascio il link che potete scaricare. E poi abbiamo questa immagine di questa ragazza, questa la potete scaricare e poi vedete anche una texture, poi vedremo se utilizzarla o meno per fare in modo di creare un effetto un po' sporco del nostro vetro. Quindi iniziamo subito, abbiamo questi tre livelli, ci posizioniamo su questo del traffico e andiamo a cambiare il metodo di fusione e lo portiamo a scolore. Ora andiamo a abbassare l'opacità e possiamo anche fare in questo modo, inserendo un valore numerico selezionando il livello. Quindi selezioniamo il nostro livello, siamo abituati qui a abbassare l'opacità o tramite il mouse inserendo un valore numerico, però guardate, se noi andiamo a premere il tasto 2, lo portiamo, vedete, al 20%, 3 al 30% e così via, 4 al 40%. Quindi potete usare anche i tastellini numerici. In questo caso dobbiamo fare in modo di trovare un valore di percentuale adatto all'immagine e quindi diciamo che in questo caso proviamo con 30% e dire che va molto bene. Se l'immagine non si dovesse mescolare col livello sottostante in modo che vogliamo noi, possiamo usare varie tecniche. Noi sappiamo che i metodi di fusione controllano i valori di luminosità, quando andiamo a cambiare il metodo di fusione, dicevo, controllano i valori di luminosità del livello e questi valori di luminanza determinano come si fonderà il livello sottostante. Quindi cambiando luminanza avremo risultati diversi di fusione. Proviamo adesso ad inserire un livello di regolazione valori tonali. E lo facciamo subito, quindi andiamo qui sotto e andiamo a creare, ecco qua, valori tonali, un livello di regolazione. Poi guardate, faccio in questo modo, così vediamo molto bene, portiamo le proprietà su, i livelli li inseriamo qua sotto. Ecco qua. Però per fare in modo che questo livello di regolazione agisca solo sul livello sottostante, dobbiamo creare una maschera di ritaglio. E lo possiamo fare sia qui dalla maschera della proprietà, vedete, su questa, cliccando su questa iconcina, oppure premendo i tasti Ctrl-Alt-G, che sono i tasti di scelta rapida. Quindi Ctrl-Alt-G, ecco qua che viene a crearsi questa freccia all'ingiù e quindi abbiamo creato una maschera, di ritaglio. Se adesso noi andiamo a spostare i cursori, creiamo differenti effetti, sia andando qui nella luminosità, guardate, sia nelle zone più scure. Vedete come cambia il nostro effetto. E poi ecco qui come si mescola, vedete, in vari modi. Sopporto anche, anzi, portiamo più qua tutto. E quindi dovete trovare voi un modo preciso per la vostra immagine, creare il riflesso che più vi piace. Esiste comunque un'altra tecnica, adesso tolgo via, elimino questo livello di regolazione, ne inseriamo un altro. Insiamo un livello di reazione bianco e nero. Anche qui andiamo a creare una maschera di ritaglio, vedete, clicchiamo questa volta sull'iconcina delle proprietà e poi interveniamo sui singoli colori e poi qui, anche qui potete mescolare i vostri due livelli come meglio credete. Comunque questa è un'immagine che va bene così, tolgo via anche questo livello, vi ho solo fatto vedere come intervenire con procedimenti differenti. Andiamo avanti, quindi adesso andiamo a duplicare questo livello con la nostra immagine di traffico, lo duplichiamo, andiamo a cambiare il metodo di fusione, lo cambiamo in colore scherma e poi trasformiamo il bianco in nero andando a premere i tasti maiuscolo CTRL-U, quindi maiuscolo CTRL-U, vedete, trasformiamo in bianco e nero. Se andiamo a vedere la nostra immagine, adesso tolgo tutto. Eccola qua, vedete che si è trasformata in bianco e nero. Praticamente l'abbiamo desaturata. Adesso sposto un attimo così vediamo meglio. Dobbiamo aprire su questo livello, stile livello. Quindi clicchiamo due volte col tasto sinistro del mouse, poi mi posiziono qui così vediamo bene. E adesso possiamo migliorare i pixel luminosi nascondendo quelli più scuri. E quindi per fare questo, guardate, andiamo qui.
nel livello superiore, e poi andiamo a spostare i triangolini qui delle zone scure, lo spostiamo verso destra. Guardate la differenza qui nelle zone qui più chiare, lo spostiamo qui nella parte verso, vedete, le zone chiare, però per avere un passaggio più morbido dobbiamo premere il tasto Alt, prendiamo il triangolino di sinistra e lo portiamo qui verso destra. Anche questo qui lo spostiamo un po', e come notate abbiamo ottenuto un passaggio molto morbido. Naturalmente, se abbiamo immagine invece all'opposto, cioè la stessa cosa possiamo farlo con le zone invece più chiare, spostando il cursore verso sinistra e ottenendo la stessa cosa, però nelle zone più scure. Adesso premiamo OK, guardiamo il prima e il dopo. Volendo potete decidere se abbassare anche o meno l'opacità. Adesso andiamo ad aggiungere un livello di regolazione, tonalità e saturazione per dare colore al nostro vetro. Quindi andiamo qui sotto, clicchiamo, aggiungiamo una tonalità, un livello di regolazione, tonalità e saturazione. Andiamo a scegliere un verde, innanzitutto facciamo colore, poi andiamo a scegliere un verde, direi che questo va bene, vedete impostazione 84. Poi possiamo lasciare la saturazione 25 e l'umidità a 0, perciò, però qui l'opacità qui del nostro livello la possiamo portare direi a 20, quindi premiamo il tasto 2, lo portiamo a 20, forse anche un po' più alto, vediamo un po' se aumentiamo un po' appena appena, 24 direi che va bene. Ora andiamo, mi avvicino così vediamo bene qui nelle zone chiare, andiamo a prendere il nostro livello della texture, lo portiamo qui su in alto. E poi qui facciamo il contrario, apriamo sempre stile livello, tasto sinistro del mouse, però spostiamo i triangolini del bianco, dell'illuminanza, quindi delle zone chiare. E quindi vedete, portiamo qui avanti, sempre tasto Alt, spostiamo qui verso le zone chiare e teniamo questo effetto di vetro sporco. E premiamo OK, però dobbiamo abbassare notevolmente l'opacità, e direi che questa volta lo portiamo proprio basso basso, mettiamo circa il 7-8%, poi decidete voi se aggiungere o meno questo livello. Adesso guardate, mi avvicino così andiamo a vedere, vedete qui nelle zone chiare, guardate il prima e il dopo. Ora andiamo a inserire un altro livello di regolazione, sposto, ecco qua, assicurandoci di avere il nero come colore di primo piano e il bianco come colore di sfondo, andiamo a inserire un altro livello di regolazione che è sfumatura. Abbiamo la nostra sfumatura dal nero qui al trasparente e poi andiamo a spostare la nostra scala, portiamo verso l'80, anzi direi proprio 80, in modo da avere questa zona, guardate qui, più scura qui sotto nella zona in basso della nostra immagine, e premiamo OK. E anche questo, l'opacità di questo livello andiamo a abbassare e lo portiamo al 30%. Guardate il prima e il dopo. Adesso andiamo ad aggiungere un nuovo livello, poi andiamo a prendere qui il colore di primo piano bianco, quindi premiamo il tasto X, vedete, portiamo il colore di sfondo sopra, quindi il colore bianco di primo piano, andiamo a prendere un pennello molto morbido, quindi andiamo a vedere la nostra durezza, deve essere 0, scusate, 0, e poi la grandezza non troppo grande, 100 pixel qui può andare bene. Adesso andiamo a cliccare in un punto qualsiasi, ad esempio qua, e premiamo CTRL T e ingrandiamo, quindi CTRL T e ingrandiamo, vedete qui dall'angolino, ecco qua il nostro riflesso, e premiamo invio. Ora andiamo a dare un colore al nostro riflesso, quindi aggiungiamo livello di colorazione, tonalità e saturazione, poi sempre colore, andiamo a cercare un colore che si addice alla nostra immagine. In questo caso io scelgo un giallino, però naturalmente sempre maschera di ritaglio. E quindi vado a scegliere un giallo, direi che questo può andare, la saturazione porto un po' più alto e invece l'umidità l'abbasso, ecco, direi che così può andare bene. Quindi cercate voi un colore di questo riflesso che si adatti alla vostra immagine. Adesso ci posizioniamo qui sul livello sottostante, lo denominiamo bagliore e poi andiamo a aprire lo stile livello. Adesso sposto così vediamo il nostro bagliore, anzi facciamo in questo modo qui, lo sposto io, vedete, lo trassino dopo, poi lo posizioniamo bene,
e quindi riapro il nostro stile livello, vediamo la differenza, che cosa possiamo ottenere con un certo effetto. Innanzitutto andiamo a cambiare il metodo di fusione e cambiamo in scherma lineare. Quindi andiamo qui, scherma lineare, e poi togliamo la spunta a livello forma trasparenza. E guardate che ottimo, guardate il prima e il dopo. Vedete come abbiamo modificato il nostro riflesso rendendolo più realistico. E quindi otteniamo un bagliore che si fonde perfettamente e adesso andiamo a premere OK. Adesso selezioniamo questo livello e quest'altro, vedete, della nostra tonalità saturazione, CTRL G e andiamo a creare un gruppo con l'interno dei nostri due livelli. Adesso con il nostro strumento sposta andiamo a posizionare dove vogliamo noi il nostro riflesso, ad esempio qui, decidete voi a seconda dell'immagine che avete e lo posizioniamo qua. Poi naturalmente potete modificarlo con CTRL-T sempre, e quindi ingrandirlo, rimpicciolirlo, naturalmente spostarlo dove volete. Anche qui possiamo abbassare l'opacità, ecco vedete avendo il gruppo, abbassiamo l'opacità a tutti i nostri livelli inseriti dentro il nostro gruppo. Inoltre possiamo anche duplicare il nostro gruppo, quindi lo duplichiamo, poi prendiamo il nostro nuovo gruppo. Ad esempio, inseriamo un altro riflesso qui, CTRL-T, stavolta rimpiccioliamo e posizioniamo e prendiamo invio. Ed ecco qua il nostro risultato finale. Bene, vi saluto. Se create una vostra immagine con questo effetto di vetro, mandatemi che poi ve lo pubblico sul sito. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.